Allora, la dosa per questa torta con soli albumi Angel's Cake, abbiamo uno stampo chiffon da 24 cm, 450 g di albumi d'uovo, 140 g di farina 00 comune, 35 g di maizena, 300 g di zucchero semolato, 4 g di sale, 5 g di cremor tartaro, 5 g di estratto vaniglia, una buccia di limone grattugiata, il succo di un limone oppure la variante, 200 g di gocce di cioccolato. La prima cosa che andiamo a fare è mettere sul fuoco gli albumi, li portiamo a temperatura, ovviamente a fiamma bassissima, inseriamo lo zucchero a fiamma super bassa, bassissima, altrimenti si cuociono le uova. Andiamo a girare in questo modo con un cucchiaio di legno lo zucchero e gli albumi. Portiamo l'albume e lo zucchero a 45 gradi, così si forma una sorta di sciroppo. E in più gli albumi, quando poi si vanno a raffreddare, si vanno a restringere, quindi abbiamo un prodotto di la sicura di uscita. Se non avete un termometro non fa niente, basta che si scioglie lo zucchero. Adesso andiamo a mettere il tutto, succo di limone, albume e buccia di limone, a montare finché non abbiamo una neve ben ferma. Nel frattempo si monta l'albume e zucchero e limone grattugiato e succo. Andiamo a setacciare le polveri con il restante cremor tartaro. Lo inseriamo, il cremor tartaro lo inseriamo nel montaggio di albumi. Nel montaggio inseriamo anche il cucchiaino di vaniglia. Vedete che a questo punto, a neve ferma, non deve essere super montato, altrimenti supera il livello di montaggio. Mescoliamo bene le polveri con un cucchiaio. Vedete, come vi dicevo, a neve ferma non deve essere super montato, altrimenti avremo un prodotto che non lievita ma tende a collassare. La modalità è questa, guardate che bella la spuma, diciamo proprio a neve. Mettiamo tutto il composto in un recipiente e inseriamo, continuando a setacciare. Io mi assicuro setacciando due volte. In questo modo inseriamo man mano le polveri nell'albume, girando di continuo sempre dall'alto verso il basso. È una torta molto facile da fare e così, se avete degli albumi avanzati, magari fatti da crema pasticcera o altri prodotti che si utilizzano solo i tuorli, vedete, man mano vado a inserire tutto il composto. Finito tutto il composto, ovviamente fatto con una planetaria è un'altra storia, perché fatto con un frullino a mano purtroppo ci vuole un sacco di tempo per avere questo risultato dell'albume così montato bene. Vedete, man mano vado ad aggiungere albumi montati e composto di farina. Ovviamente dobbiamo fare bene attenzione a non far smontare totalmente il prodotto, perché girando di tanto in tanto vedete che è normale che collasserà un poco. Avremo uno stampo da chiffon cake che non deve essere imburrato, perché il composto si deve attaccare allo stampo, e vedete, lo stampo ha dei piedini che dopo, quando lo stampo sarà fuoriuscito dal forno, il prodotto si capovolgerà il dolce e rimarrà attaccato allo stampo. Se voi mettete il burro o olio vicino allo stampo, ovviamente il prodotto si staccherà e avremo una Angel's Cake che collasserà subito dallo stampo e non va bene, perché deve rimanere ben areata stando, diciamo, all'impiedi sullo stampo. Se non la facciamo rimanere all'impiedi sullo stampo, ma collasserà dallo stampo, diventerà un prodotto basso e scadente che dovete solo sicuramente buttare. Vedete, vado a
a livellare il prodotto e andiamo, vedete com'è bella, andiamo ad infornare in un forno preriscaldato a 170 gradi per almeno 40-45 minuti. Vedete che bella, dopo 45 minuti la nostra Angel's Cake è pronta, mi raccomando infornate al centro basso, vedete sono andata a sformare, è rimasta attaccata, ovviamente ha totalmente prodotto raffreddato tutto ciò. Andiamo a togliere lo stampo, vi faccio vedere di nuovo da vicino e voilà, vado a glassare semplicemente con zucchero a velo. Vi ricordo che c'è la variante con gocce di cioccolato della Angel's Cake, voi potete fare anche con gocce di cioccolato o altri prodotti a vostro piacimento. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video guardate il taglio, che spettacolo, una nuvola, cibo degli angeli, perché è bianco e non è non contiene uova e grassi. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like alla mia pagina Simone Esposito Pasticcere su Facebook, su Instagram e su YouTube. Buonissima ragazzi, vi assicuro, è una bontà unica.